oggi vi vado a spiegare come va riempito questo, come nasce questo carillone. Questo carillone è fatto in panno lenci e viene fatto con un ricamo fatto in questo caso a macchina. Io ho dato la forma della stella. Abbiamo del panno lenci ricamato davanti, del panno lenci normale sul retro e abbiamo quello che è il meccanismo interno, che è un meccanismo in plastica, e l'imbottitura antisoffocamento. Una volta eseguito il ricamo e rifinita la parte, si lascia aperta l'apertura per poter infilare il meccanismo di plastica. Importantissimo, essendo a contatto con il bambino, è che non deve avere nessuna parte dura. Quindi tutto il carillon deve risultare molto molto morbido, in modo che se anche inavvertitamente dovesse andare addosso al bambino, non fa male. Importante andare a imbottire bene quelle che sono le punte e usare tanta tanta imbottitura. Lasciare aperta quindi l'apertura, infilare la parte in plastica e mettere subito imbottitura sul retro, così non si sente la cosa di plastica, imbottitura sul davanti e anche tutti i lati. In questo caso, come vedete, è tutto morbido, non ci sono le parti dure che possono fare male al bambino. Una volta riempito molto bene, si va a bloccare con dei punti quello che è la cordina, in modo che così rimane sempre bella centrale, e si va a rifinire con dei punti nascosto. È così che nascono i carillon per i bambini, che possono essere personalizzati con nomi, ricami e tutto quello che volete. Risultano molto sicuri, in quanto l'imbottitura utilizzata è imbottitura apposita antisoffocamento. Risultano morbidi sia al tatto sia per quanto riguarda appunto eventuali cadute inavvertitamente, e possono essere delle cose carine da mettere sulla culla per far addormentare i vostri bambini.